Ambasciatore, lei prima lo ha accennato, lo vede più debole dal punto di vista interno Vladimir Vladimirovich Putin? Ci sono una serie di segnali che arrivano direttamente da Mosca, la cacciata di alcuni generali, oggi addirittura c'è il giallo delle dimissioni di Nabiulina, che è la governatrice, abbiamo anche la foto, della banca centrale russa. Eccola qua, me ne vado. Putin ha fatto precipitare l'economia russa in una fogna, ha detto. Dimissioni che poi sarebbero state respinte in una giornata come quella di oggi, dopo una settimana riaprono le borse con una crisi fortissima del rublo. Quindi diciamo, ci sono secondo lei dei pezzi dell'establishment, del potere russo che cominciano a sgretolarsi? Io credo che naturalmente Putin stia perdendo credibilità e credo che questo sia certamente importante per il futuro, ma non facciamoci illusioni sull'immediato presente. Putin è tuttora utile per un necessario trattato o comunque consultazione. Perché non mettiamoci ad aspettare il sostituto di Putin. Dobbiamo lavorare con lui. Questa mi sembra essere l'unica delle possibilità in questo particolare momento. E siccome mi è stato chiesto prima che cosa potrebbe convincere Putin a sedersi al tavolo delle trattative, ma io credo che ci sono almeno due cose che l'Occidente dovrebbe fare con grande chiarezza e non ha ancora fatto con grande chiarezza. Riconoscere la neutralità dell'Ucraina ed evitare assolutamente di parlare di Ucraina nella NATO. D'accordo. Ambasciatore, grazie molte della sua testimonianza, parole preziose. Ricordiamo il suo libro che si può trovare nelle migliori librerie. Eccolo qui il titolo, Il suicidio dell'urso, con la prefazione di Luciano Canfora, Sandotetti Editore. Grazie ambasciatore e speriamo di riaverla molto presto con noi per le sue analisi. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci e buon tutto. Allora, da Dublino.